Buongiorno a tutti coloro che amano Giulianova, puntata di Operazione Verità che vuole attenzionare il piano spiaggia adottato dal Consiglio Comunale su proposta dell'attuale amministrazione comunale. Ci serviamo di un grafico per farvi vedere quello che è l'attuale piano spiaggia, quello vigente addirittura dal 2007. L'attuale piano spiaggia in questo grafico che rappresenta l'arenile prospiciente lungomare monumentale, questo è il porto di Giulianova, sta lì a rappresentare come siano state previste tre spiagge libere. Una di queste è la più grande fra le concessioni Venere e Novavita, spiagge volute fortemente per consentire a chi voglia di fruire liberamente del bene più prezioso che abbiamo. Adesso vi facciamo vedere l'altro grafico, questo, che invece sta a rappresentare la previsione dell'attuale piano adottato, ma non ancora approvato definitivamente, su proposta dell'amministrazione comunale. Come vedete, nello stesso tratto di arenile sono scomparse le spiagge libere. Non ci sono più. Ad esempio, quella più grande che era prevista fra Venere e Novavita, voilà, scomparsa. Quindi, secondo la volontà dell'attuale amministrazione comunale, chi volesse fruirne non lo potrà più fare, ponendo peraltro un quesito rispetto a conflitti di interesse evidenti, perché bisognerebbe spiegare a tutti noi se è normale che titolari di concessioni che rivestono la funzione di assessori comunali abbiano qualche interesse in questo piano spiaggia. Un'altra questione riguarda la motivazione che è posta alla base da questa amministrazione comunale per giustificare l'eliminazione delle spiagge libere sul lungomare monumentale. Dicono: ma queste spiagge nella realtà ancora non le abbiamo mai viste. È vero, cittadini, noi ancora non abbiamo potuto fruire di queste spiagge libere, ma c'è un motivo, perché dal 2007 esiste la direttiva comunitaria cosiddetta Bolkestein. E che cosa è successo? Siccome le spiagge libere si sarebbero realizzate nel momento del rinnovo delle concessioni, ciò non è stato possibile perché dal 2007 il rinnovo delle concessioni su tutto il territorio e l'arenile dell'Italia non ci sono più state. I rinnovi delle concessioni non ci sono state, ma solo delle proroghe. Quindi nel momento in cui ciò sarà possibile, quelle spiagge libere, se rimane l'attuale piano, noi le vedremo e ne potremo fruire. Professore. Un'altra criticità che viene introdotta da questa variante riguarda lo specchio acqueo antistante l'arenile di Giulianova. Tutti sappiamo che Giulianova è caratterizzata da un arenile molto profondo, sabbioso, senza la necessità di quelle barriere frangiflutti che tipicamente rappresentano una barriera visiva verso il mare. Ebbene, la variante al piano demaniale, al piano spiaggia, dando la possibilità a ciascuna concessione di realizzare un pontile galleggiante, parchi acquatici e piattaforme galleggianti, introduce delle barriere visive. Un esempio ci aiuta a comprendere bene di che cosa si tratta. Prendiamo una concessione tipica, di dimensioni tipiche, ad esempio quella del Novavita, che ha una profondità lungo la linea di costa di 65 metri. Ebbene, questa concessione, se i titolari lo vorranno,
potrà realizzare un pontile, che vedete in questa immagine, galleggiante, largo fino a 6,5 metri, un parco acquatico delle dimensioni di 600 metri quadri e una piattaforma galleggiante prendisole delle dimensioni di 30 metri quadri. Se noi proviamo ad estendere quanto previsto per una singola concessione a tutte le concessioni presenti sul nostro arenile, capiamo l'impatto che questa misura avrà e che potete vedere dalla immagine che appunto mostra una schematizzazione con i vari pontili, le varie piattaforme e i vari parchi acquatici che ciascuna concessione potrà realizzare. Ma questo non è l'unico problema che pone questa scelta che ha fatto l'amministrazione comunale. C'è sicuramente un grande problema legato alla sicurezza dei bagnanti ed un altro problema potenziale qualora ci fossero delle importanti mareggiate. Infine, e non è secondario quest'ultimo problema, non si potrà più passeggiare in acqua profonda parallelamente alla linea di costa, non sarà più possibile nuotare parallelamente alla linea di costa per la presenza delle barriere offerte dalle piattaforme galleggianti. E quindi chi vorrà fare questo tipo di pratica o lo farà in uno spazio più ristretto oppure dovrà scegliere un'altra spiaggia. È un attacco che dobbiamo scongiurare, cittadini. Dobbiamo evitare che il nostro arenile venga privato delle spiagge libere sul lungomare monumentale, dobbiamo impedire che vi sia questo attacco ferale al nostro specchio acqueo. Questo è un bene di tutti, non può essere privatizzato e non ci può essere un attacco così impattante rispetto al specchio acqueo. È di tutti. Lavoriamo e impediamo che ciò avvenga. È un monito ai consiglieri comunali. Studiatevi bene questo piano. Un giorno qualcuno vi potrà dire che non avete difeso la nostra città. E io so che questo voi non lo consentirete. Non può essere approvato questo piano. Giulianova deve essere amata, non può essere attaccata e venduta.